Domenica 29 agosto in Puglia sono stati registrati 198 nuovi casi di coronavirus su 10.156 test effettuati. Una persona è deceduta. In provincia di Bari si sono registrati 37 nuovi casi, in provincia di Bat 50, provincia di Brindisi 16, in provincia di Foggia 22, in provincia di Lecce 64, in provincia di Taranto 5, residenti fuori regione 4. 4.683 sono le persone attualmente positive al Covid-19 in Puglia, 241 le persone ricoverate in area non critica e 25 persone si trovano in terapia intensiva. La tropicalizzazione del clima in questa parte di Mediterraneo sembra essere una caratteristica con cui nei prossimi anni dovremo fare i conti. Per questo, se vogliamo continuare a tutelare in modo serio e strategico la nostra agricoltura, dovremo trovare strumenti nuovi di sostegno per gli imprenditori del settore colpiti da queste improvvise calamità naturali. Con queste parole il presidente di Confagricoltura Foggia, Filippo Schiavone, nell'ambito dell'incontro che si è svolto in CIA con il consigliere regionale Antonio Tutolo, si è espresso sullo sviluppo del settore agricolo e ha commentato l'ennesima improvvisa e fortissima ondata di maltempo che ha colpito nelle ultime ore San Severo e le campagne dell'Alto Tavoliere. Dopo l'alluvione di luglio e la tempesta di caldo torrido di agosto, infatti, c'è stata una nuova violenta grandinata che ha recato danni rilevanti a molti agricoltori della zona, mettendo a repentaglio anche la produzione di uva. È evidente, ha rimarcato Schiavone, che così qualsiasi programmazione aziendale è problematica, il rischio che molti abbandonino l'economia della terra diventa concreto. Per questo, ha concluso Schiavone, chiediamo alla politica locale, a cominciare dalla regione, di farsi parte attiva di una nuova visione strategica per l'economia agricola. Giuseppe Grasso, la cremeria letteraria è una realtà viva che a Lucera promuove la cultura, è pronta per una nuova manifestazione, Stelle Letterarie. Sì, noi abbiamo preso avvio, come molti sanno, da quasi 7 anni, fine 2014, abbiamo proposto una serie di eventi, diversi eventi, e siamo arrivati a proporne anche una settimana, e tutti quelli che ci seguono sanno l'importanza e anche il calibro degli autori che abbiamo avuto. E adesso ci sembrava, diciamo, quasi doveroso dover, insomma, siccome Lucera ha sempre avuto anche una tradizione di festival negli anni scorsi, che diciamo purtroppo ultimamente sono venuti un attimo a mancare, ci era sembrato doveroso fare questa esperienza con un festival vero e proprio che avrà appunto, si svolgerà nel primo weekend di settembre, quindi 2, 3, 4 settembre. Adesso ve ne parleremo in maniera più diffusa grazie alla nostra direttrice artistica Cinzia Cognetti, che abbiamo qui con noi, abbiamo il piacere di avere qui con noi. Il festival si chiamerà Stelle Letterarie e, ripeto, avrà un programma composto di 3 serate. Ogni serata avremo 4 appuntamenti. Abbiamo fatto davvero uno sforzo notevole per poter riuscire a fare questa cosa, grazie anche all'aiuto dell'amministrazione comunale, della regione e di molti diversi sponsor privati che noi ringraziamo per l'aiuto e la sensibilità che hanno avuto per aiutarci in questa iniziativa. Direttrice artistica Cinzia Cognetti, beh, abbiamo visto un parterre ricco di ospiti che davvero potranno fornire spunti interessanti al pubblico. Assolutamente sì, abbiamo scelto autori che avessero un racconto differente l'uno dall'altro, autori che comunque hanno una loro storia, una storia forte, una storia che si evince per l'appunto da quelle che sono le singole parole racchiuse all'interno dei loro libri. Personaggi completamente differenti tra loro, passiamo dai cantautori come ad esempio Marco Ligabue, fratello del ben noto Ligabue, il fratello, che ha scritto un libro molto interessante dove si parla di rock, dove si parla di tutte quelle che sono le vicissitudini
abitudini familiari che ci sono dietro le grandi star. Poi passiamo anche per Teresa Ciabatti, che è stata finalista al premio Strega, sia diciamo, nella cinquina anni or sono, sia nella dozzina quest'anno. Passiamo anche a parlare di autori come ad esempio Armin Utilli, un'artista molto giovane, una scrittrice molto promettente, che è arrivata tra i finalisti, tra quelli che sono diciamo, i premi più importanti in Italia, tra cui anche il premio Calvino. Poi abbiamo anche Lisa Ruotolo della Feltrinelli, abbiamo per l'appunto anche Franco Arminio, il paseologo, per l'appunto, perché pensiamo che in particolar modo proprio Franco Arminio sia una persona che racconta anche le terre che non sono relative alle città, sono delle terre magari distaccate da quelle che sono le grandi metropoli, e alla ricerca dei diciamo dei posti più caratteristici d'Italia. E per l'appunto Lucera è uno di questi. Lucera è una chicca, è un paese bellissimo, e quindi diciamo che sicuramente la sua figura è fondamentale per raccontare ancora meglio questo territorio. E quindi c'è questo parterre di grandissimi artisti che hanno acconsentito volentieri a partecipare a questa rassegna letteraria, perché questa rassegna letteraria vuole essere il principio di qualcosa, vuole essere un pretesto di rinascita anche dopo i momenti bui che abbiamo vissuto negli scorsi mesi, e quindi attraverso proprio il parlare, i libri, il dialogare, no? Anche dal termine greco dialogos, quindi l'importanza di creare di nuovo quel contatto stretto fra autori e lettori. Ed è questo l'obiettivo che ha per l'appunto questa rassegna letteraria, è proprio quello di ricreare di nuovo quel dialogo che è venuto un po' a mancare, sia attraverso i social c'è stato, ma non è come toccare con mano e parlare vis-à-vis. Quindi è veramente una rassegna che sono orgogliosa di dirigere in qualità di direttrice artistica, e incrociamo le dita e speriamo bene. È cominciata da una settimana la preparazione del GS Troia in vista del campionato di prima categoria 2021-2022. Il tecnico Alfredo Bertozzi ha convocato la squadra presso lo stadio d'Achille, dove regolarmente si stanno svolgendo gli allenamenti per prepararsi al meglio alle gare che inizieranno verso fine settembre. Tra conferme e nuovi arrivi, la squadra giallo-verde aspira a disputare un campionato di buon livello. Le compagini foggiane, oltre al Troia, che hanno diritto alla prima categoria, sono Atletico Peschici, Audace Cagnano, Nuova Daunia Foggia, Real San Giovanni, Stornarella e Trinitapoli. Si attende la pubblicazione del calendario e dunque la conferma delle squadre partecipanti per dare il via alla stagione, con la speranza di non subire altre interruzioni a causa del Covid.